Ciao a tutti amici e amiche, come state? Spero tutto bene, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi faccio uno svuota la spesa super low cost destinato, anzi incentrato, sulla festa della mamma. Come vi spiegavo nei video precedenti, anche sugli altri social, sui quali vi invito a iscrivervi perché io pubblico sempre tante chicche. Allora, come vi dicevo nei video precedenti, quest'anno abbiamo deciso di rimanere in famiglia e festeggiare a casa, perché magari è capitato gli anni passati di andare a casa di parenti piuttosto che magari andare a pranzo fuori. Invece quest'anno abbiamo deciso di rimanere a casa e cercare di rispettare proprio questa cosa del low cost anche per il pranzo della festa della mamma, che non significa non mangiare o mangiare male, ma acquistare ingredienti che ci permettono di far uscire fuori un pranzetto con i fiocchi. Quindi, se siete curiosi, rimanete incollati, come si dice, allo schermo, perché vi farò vedere un po' quello che penso di fare, quello che ho pensato di fare. Diciamo che il menu è variabile, cioè ho due idee e devo ancora capire bene quale fare delle due. Quindi ho speso circa 20 euro e con 20 euro riesco a portare due tipologie di menu diverse, perlomeno nel primo, perché il secondo invece è assodato. Io direi di iniziare subito e vi faccio vedere tutto ciò che ho comprato. Partirei immediatamente con un ingrediente fondamentale che è la semola rimacinata. Questa qui l'ho pagata 99 centesimi e mi occorrerà perché ho deciso di fare la pasta fatta in casa. Quindi non so se farò delle tagliatelle o se invece farò dei maltagliati. Siccome alle mie bimbe e a mio marito piacciono entrambi, devo cercare di capire che cosa fare, se l'uno o se l'altro, anche in base diciamo alle voglie della mattina, perché poi a volte si cambia idea all'ultimo momento. Quindi sono partita già organizzata e quindi sapevo che la semola mi occorreva, perciò intanto l'ho presa. Quindi farò pasta all'uovo, da decidere quale delle due, appunto, se tagliatelle o maltagliati. A seconda se farò le tagliatelle o i maltagliati cambia ovviamente il condimento. Allora, per le tagliatelle ho deciso di prendere la passata di pomodoro, questa qui Italiamo, che fra l'altro mi è venuta in omaggio con la Lidl Plus, quindi non l'ho pagata, ma mi pare che costi più o meno 1 euro all'incirca. Questa qui è molto buona anche perché è in collaborazione con gli agricoltori della Coldiretti, quindi mi auguro e spero vivamente che ci siano dei controlli maggiori. Quindi se fosse tagliatelle le farò col sugo semplice, perché alle mie bimbe non piace all'interno del sugo il macinato o altra roba. In realtà piace il sugo normale, semplice, con un po' di basilico, un po' di cipolla e a posto così. Quindi intanto ho preso questo. Altrimenti, come variante, i maltagliati a noi piace tantissimo farli con i fagioli rossi, questi qui di Campolargo, che ci piacciono tantissimo. In realtà ci piacciono molto anche quelli di Eurospin, che si chiamano Kidney, se non mi ricordo male. Questi qui tipo 59 centesimi. Perciò, diciamo, ecco, queste sono le due ipotesi per il pranzo. Poi, se dovesse accadere qualcosa e quella mattina non riesco a fare la pasta all'uovo, ma io mi sono prefissata di farlo e di farla, e quindi quando mi prefiggo qualcosa in mente, poi di solito la porto a termine, però gli imprevisti della vita non si possono mai sapere, ho voluto prendere anche in super offerta a 85 centesimi le penne rigate, così random. Comunque fa sempre comodo averle nella dispensa, quindi comunque in questi 20 euro di spesa ci sono anche cose che poi posso utilizzare a lungo termine. Per il secondo, aspettate un secondo, a proposito, secondo no, parlerei ancora del primo perché mi manca l'ingrediente fondamentale. Per fare la pasta all'uovo ovviamente mi servivano delle uova e quindi ho preso il pacchetto da 6 a 1,59 euro. Queste qui mi piacciono, ci troviamo bene, di solito le prendo spesso, sono fresche, sono buone e va bene così. Ho preso anche la farina normale, questa qui, perché di solito quando faccio la pasta all'uovo mi piace anche un po' mischiare sia semola che farina 00. Questa qui mi pare 59 centesimi, vabbè, il classico prezzo della farina, ma mi occorrerà anche perché in serata, cioè la sera della festa della mamma, ho in previsione di fare la pizza, cioè vorrei fare anche quello, quindi non lo so, vediamo. Quindi ho preso pure la farina 00 che andrò sempre a mescolare con la semola quando faccio la pizza.
a volte faccio questi intrugli, quindi la farina. Per il secondo invece ho pensato di fare qualcosa al forno, cioè così mi libero un po' i fornelli, quindi andrò a riporre in forno le alette di pollo che noi adoriamo, ragazzi. Ho preso due pacchetti. Questi sono da 450 grammi, noi adoriamo le alette di pollo, cioè ci piacciono di più delle cosce, delle sovraccosce, del petto di pollo, cioè le alette ci andiamo veramente matti, soprattutto mi piacciono un po' sabbiate, come dire, quindi mi piace quando c'è un po' di pangrattato sopra, con tutti gli odori, il rosmarino, l'alloro, un po' di aglio, a volte metto anche un pochino di cipolla, cioè insomma è un mix un po' letale, però buonissime, e queste qui pure ci piacciono un sacco, vengono 2 euro al pacchetto, pensato insomma, circa un chilo di alette di pollo, anche se c'è parecchio ossicino dentro, però comunque faremo anche un primo abbondante, quindi ci sta. In abbinamento ovviamente alle alette di pollo non possono mancare le nostre amate patate, ecco, queste qui sono quelle, praticamente le spaccarelle si chiamano. Le prendo sempre da Lidl, sono venute mi pare 1,69 euro. Queste vanno ben lavate esternamente, poi tagliate a metà e condite con appunto sempre questi odori come il rosmarino, un po' di pepe, insomma ci piace molto fare questa cosa, e perché danno un effetto di rustico, cioè mi piacciono queste patate rustiche proprio insieme al pollo tantissimo, le adoro, quindi questo diciamo è l'idea, questa è l'idea per il nostro menù. Cos'altro ho preso? Allora, sempre per la pizza ho preso dei pomodori pelati perché poi l'andremo a condire col sugo, essendo che comunque il pranzo sarà bello ricco, perché comunque primo, secondo, noi di solito a pranzo mangiamo solo il primo, a cena facciamo il secondo col contorno, quindi la domenica o comunque quando c'è un giorno di festa facciamo primo e secondo a pranzo, perciò saremo belli saturi e quindi per la cena questa pizza ho pensato di farla classica, una classica margherita con questi pomodori pelati. Mi pare sempre 59 centesimi e ovviamente non possono mancare le mozzarelle, un paio di mozzarelle all'interno di questa confezioncina che viene 1,65 euro o 69, adesso proprio il prezzo preciso non me lo ricordo, però più o meno siamo lì. Come dolce, ragazzi, stavo dimenticando una cosa importantissima e infatti ho dimenticato di prendere una cosa e quella la dovrò riacquistare dopo. Allora, come dolce in realtà non ho acquistato niente, perché la volta precedente avevo fatto già una spesa dove avevo acquistato il budino, adesso ve lo faccio vedere, l'ho messo qui, praticamente questo qui in busta. Si trova alla Lidl, ci sono tipo 5 confezioni che vengono, ricordavo 99 centesimi, invece no, ieri ho rivisto il prezzo ed era 75 centesimi, ragazzi, ma esce un budino buonissimo, alla vaniglia è fantastico, le mie bimbe lo adorano, ma pure noi grandi, quindi ho pensato di fare come dessert questo budino che non andrò a riporre in frigo perché non voglio che si indurisca, cioè non voglio che diventa tipo gelatina, ma lo lascerò a temperatura ambiente all'interno delle coppette. Sotto alla coppetta ho pensato di mettere un biscottino bagnato per noi adulti con latte e caffè, per le bimbe soltanto con latte, e sopra questo appunto budino alla vaniglia, e ho pensato di creare questo dolce al cucchiaio, e qui appunto ho dimenticato di prendere la panna, perché sopra vorrei mettere un ciuffetto di panna per rendere il tutto ancora un po' più godurioso, come dire, un po' più buono, goloso, perché noi siamo golosi, cioè ci piace mangiare, quindi se riusciamo a rendere qualcosa più succulento ci piace, perciò ecco, in questa spesa manca la panna, e ovviamente questi non li ho presi perché già li avevo nella dispensa, quindi farò questo menù. E per finire, ragazzi, ovviamente il parmigiano non poteva mancare, in realtà questo è il grana padano, mi pare l'ho pagato 1,50 euro, una cosa del genere. Se faccio i maltagliati con i fagioli, no, non lo metteremo, preferiremo più del piccante, mentre se farò le tagliatelle al sugo, il parmigiano è il suo alleato, quindi non può mancare. Bene amici e amiche, spero di avervi dato qualche idea e qualche suggerimento per qualche menù che potete sfruttare nelle varie occasioni. In realtà non è un menù
particolarmente speciale, però per me lo è perché accontenterò i gusti delle mie bimbe, di mio marito, ma anche miei, ovviamente, perché su questo andiamo tutti d'accordo. Quindi spero di avervi dato qualche idea. Fatemi sapere giù fra i commenti voi che cosa farete il giorno della festa della mamma, come festeggerete questa giornata, se andrete a pranzo fuori, se invece, non so, preparerete qualcosa a casa. Ecco, sono molto curiosa di sapere anche quello che farete voi. Io vi mando un bacione grandissimo, grazie per essere rimasti qui con me fino a questo punto e niente, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!